nato sotto, pregando tutti i relatori di attenersi, diciamo, in una ventina di minuti sostanzialmente per quanto riguarda l'intervento. Prego. Grazie. Ma come avete già sentito dalle prime due introduzioni, chi si confronta con il tema della riforma dell'amministrazione trova sempre un po' questa immagine di itinerario fallimentare, di storia di vinti, come diceva il nostro presidente, o appunto di chi dava la testa all'asino che perde il tempo e il sapone. E certamente se cercassimo una risposta semplice ad un problema molto complesso, qual è quello della riforma dell'amministrazione, degli apparati anche del nostro Stato italiano, potremmo fermarci qui, cioè potremmo limitarci a prendere atto delle incompiutezze, degli esiti fallimentari. In qualche modo una vicenda che incombe un po' su tutti coloro che da Forti a Lucifredi, da Medici a Giannini, diversi momenti della nostra storia repubblicana e da diverse andature con diversi obiettivi si trovarono ad affrontare questo problema della riforma burocratica, come la si definiva all'inizio degli anni 50. Ovviamente non c'è il tempo di seguire tutto l'itinerario, né tantomeno di indagare le cause di questo fallimento, diceva benissimo Luisa Torre, che l'amministrazione poi trova poi al suo interno come organismo sociale il modo di adeguarsi e di modernizzarsi. Però sappiamo bene che queste ragioni anche del fallimento stanno in vicende di storia politica, di storia sociale, che hanno un ben altro raggio, ma che ci sono a tutti molto noti. Mi limito quindi a spigolare alcuni punti che mi sembrano importanti nel periodo, diciamo, di avvicinamento dalla Costituzione sino appunto al rapporto Giannini. E parto dal lavoro di Roberto Lucifredi. Roberto Lucifredi è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega di riforma burocratica nel settimo governo di Gasperi, è un bicolore tra PC e PRI, in carica dal luglio 51 al giugno 53, di Gasperi Presidente del Consiglio Ministro degli Esteri, scelto il Ministro dell'Interno, Antonio Zoni, il Ministro di Grazia e Giustizia. Lucifredi è un significativo esponente della PC genovese, ma appartiene a una classe politica che è ancora fatta della competenza e della radicazione sul territorio un essenziale requisito di appartenenza. È allievo di Luigi Raggi, ha avuto con Oreste Danelletti prima della guerra un rapporto discepolato importante, è in cattedra dal 1935 e quando, diciamo, lavora con De Gasperi ha alle spalle un lungo periodo di internamento in Germania, è ufficiale del, come tanti anche dei nostri congiunti illustri. Per il tema che ci interessa è l'anima stessa, sino dalla sua istituzione, dell'Ufficio per la Riforma dell'Amministrazione, che è appunto istituito nel gennaio 1950 presso la Presidenza del Consiglio. I lavori di questo ufficio sono spesso anche molto ponderosi, ma c'è un saggio che Lucifredi presenta poi a un pubblico più vasto, anche in un'occasione diciamo, di partito, che rende poi, diciamo, il dominio pubblico il progetto della riforma. Il pubblico appunto questo scritto che si intitola Orientamenti generali per la riforma dell'amministrazione. Ovviamente non è questo il tema che interessa nelle 52 opinioni pubbliche italiane, ci sono altri gli aderimenti, per esempio c'è stata l'incoronazione di Elisabetta II, ci sono le vicende del territorio libero di Trieste, ci sono le imminenti elezioni amministrative. Eppure se anche oggi andiamo a rileggere questi orientamenti generali, sono questo comunque di un certo significato. Intanto rivelano un'attenzione all'applicazione del dettato costituzionale che forse si potrebbe supporre inaspettato in un momento che, come sappiamo, è assai lento dal punto di vista del disgelo delle norme costituzionali. Sono all'ordine del giorno questioni che ritroveremo ancora aperte al momento della stesura del rapporto Giannini, quasi 30 anni più tardi, per esempio la legge sulla presidenza del Consiglio e più in generale l'applicazione dell'articolo 95,3 della Costituzione, la legge generale sull'attività amministrativa.
amministrativa, la riforma delle procedure, la questione della responsabilità dell'amministrazione, che ci sta con Luisa, il problema dei testi unici, l'uso più strategico della potestà regolamentare. Altre che questi orientamenti affrontano sono questioni che al momento del rapporto sarebbero state definite da pochi, soprattutto la questione regionale, che diventa un po' il grande tema che da questo momento accompagna l'obiettivo della riforma burocratica e poi dell'amministrazione. Riforma regionale, ma anche il decentramento, che qui diciamo viene veicolato ancora nel lessico ottocentesco, decentramento burocratico, decentramento autarchico. Ma anche la questione del primo grado della giustizia amministrativa, che viene segnalata qui con circa 15 anni di anticipo sulla nota sentenza della Corte Costituzionale, nella situazione emergenziale che diciamo dimostra l'assoluta inadeguatezza delle CPA, che dice Luciferi, negano la possibilità di una giustizia pronta ed efficace e alimentano la sfiducia dei cittadini nell'efficacia delle provvidenze statali. Altre sono, se volete, quasi un pochino più di contesto, rimandano a una realtà degli anni 50 che esce con fatica ovviamente dal conflitto bellico. Per esempio le considerazioni sull'eccessivo numero degli impiegati, un tema in questo momento visto come appunto un incanto importante sulla spesa pubblica, anche se gli impiegati al 1 luglio del 49 superano di poco 1 milione di unità, comprendendo al loro interno le forze armate, la polizia, la pubblica istruzione, magistrati, eccetera. Oppure il problema degli arrentizi, o per esempio alcune cose curiose, per esempio il tema degli spacci e degli ambulatori che gli impiegati usano visitare regolarmente nelle ore di ufficio, o un problema che ci fa vedere la lentezza, diciamo, sul piano dei servizi sociali del nostro paese, il problema dell'assistenza sanitaria INPS legata ai pensionati del pubblico impiego, quindi ammissibile soltanto in quel momento soltanto per chi è in servizio attivo. E soprattutto la persistenza di sistemi, dice Luciferi, antidiluviani che nessuna amministrazione privata adotterebbe più oggi e che lascia ancora, drammaticamente raggiungibile l'obiettivo di una meccanizzazione dei servizi. La Costituzione, sappiamo bene, è stata avara di disposizioni sulla pubblica amministrazione, ma quelle poche orientano il disegno riformatore, segnano l'agenda politica, reclamano un'uscita rapida dalla stagione delle purazioni, che poi è presto sboccata in una sostanziale continuità burocratica che ha impedito poi di fatto sia i cambi generazionali sia organizzazioni funzionali e tecnologiche. La riforma dell'amministrazione è qualcosa di ben diverso, quindi da una semplice riforma burocratica limitata al solo personale, avrebbe dovuto costituire sino dagli anni 50 un tassello importante del nuovo edificio repubblicano. Come noto, le cose non sono andate in questo modo. Già nel 55, col primo governo Segni, c'è un passaggio testimone con Luciferi di Comenda, impiegato al suo capo di gabinetto, che è Vincenzo Cedatore, si cambia composizione e squadra della cabina di regia della riforma, si archivia il tema dei gradi funzionali del professore di merito, si apre la strada alla normalizzazione di un testo peraltro importante come il testo unico del 57, mentre gli obiettivi di sistema vengono messi da parte. Eppure, come ricordava appunto Luisa, nello stesso 57, in questo articolo che Stefano ha il mezzo di valorizzare e contestualizzare con la dovuta attenzione, che inaugura questa nuova rivista amministrazione civile, proprio Giannini, con uno dei suoi titoli fulminanti, In principio sono le funzioni, riapre il dibattito e soprattutto dischiude una nuova prospettiva a partire da un approccio intanto multidisciplinare che era assolutamente inconsueto nei giuristi del tempo e anche attraverso l'utilizzazione di un lessico che era assolutamente ben poco diffuso in quel momento in terra italiana. Le lezioni sono state ricordate, il testo di geniale fattura dogmatica che sono state preparate a Giannini 7 anni prima sembrano già appartenere ad un'altra generazione. Giannini si è buttato da tempo sulle implicazioni pubblico-privato,
sulla imperante disaggregazione, sulle trasformazioni di organizzazione amministrativa, più che altro su nuovi reticoli tra amministrazioni e imprese pubbliche. Qui ci sono dei testi degli anni 50 e Gemini che sono assolutamente illuminanti sul percorso di trasformazione dei rapporti pubblico-privati. La risultante dei cittadini è la classe dei pubblici poteri, ormai costituita da un'enorme quantità, siamo nel 57, enorme quantità e varietà di figure soggettive, e che ha già soppiantato la struttura semplice, accettata e compatta, che era tipica delle amministrazioni ministeriali ottocentesche. Quindi il principio sulla defunzione cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto tener conto di un irreversibile processo di trasformazione in corso, già in corso nel secondo dopoguerra. Il tema che poi sarà al centro del futuro rapporto, perché il rapporto è costruito a partire da un'idea di trasformazione delle funzioni e della struttura dell'amministrazione, e soprattutto di una riflessione di lungo periodo, giustamente si faceva riferimento al valore scientifico anche del rapporto, che Giannini avrebbe fatto poi confluire nella sintesi del 1986 dedicata al pubblico potere, uno dei testi che direi all'epoca noi storici molto in erba abbiamo tenuto più a lungo sul tavolo, abbiamo più letto più volte e riflettuto a lungo. La tesi di Giannini è molto semplice, questo articolo è un articolo di 24 pagine, quindi un articolo di estrema sintesi, ma collocato per l'appunto come prime pagine di una nuova rivista che si chiama Amministrazione Civile, cioè è bene stabilire come procede in poche parole, è un discorso programmatico in qualche misura. La tesi è molto semplice, in sostanza, se posso banalizzare, occorre prendere il toro per le corna, non ci si può più accontentare di restaurare semplicemente una struttura tradizionale che nei fatti non esiste più, quindi non si può più andare a rivedere il singolo controllo o istituire un nuovo procedimento, sopprimere un organo, un ufficio, un ente, un'impresa. Quella che deve essere corretta è l'assoluta empiria della ripartizione di funzioni, risultato di quello che Giannini denuncia come sfasciamento delle singole materie amministrative operate dal legislatore con una frammentazione conseguente tra pubblici poteri diversi. Occorre affrontare gli aspetti sostanziali, occorre dare, poi di là appunto, immagine al rapporto, priorità ai problemi di organizzazione, con una decisa sottolineatura dell'urgenza di interventi sulle strutture rispetto alle attività, una questione che farà molto discutere in realtà, almeno sino al dato della legge 241 del 90. In effetti, alla fine degli anni 50 e alla vicina dell'inizio degli anni 60, poteva, diciamo, avessi l'impressione che ci fossero condizioni particolarmente propizie per alzare il tiro, diciamo, della riforma, per archiviare definitivamente il tema della riforma burocratica e mettere, diciamo, in campo, in parallelo alla definitiva attuazione della Costituzione e al varo della nuova grande scommessa della programmazione economica, un'importante modernizzazione di una macchina amministrativa che invece non teneva il passo con un impetuoso sviluppo economico del paese, che invece era rimasta ferma all'assetto liberale e del proprio fascismo. Perché provincia? Mi limito naturalmente soltanto a enumerare. Beh, intanto la programmazione, che era, diciamo, una scommessa, diciamo, di governo, che chiamava in causa la necessità di una nuova strumentazione istituzionale, e lo faceva sotto per la prima volta, a partire poi dal piano Baroni in su fino alla nota di La Marfa, lo faceva sotto una lente macro-organizzativa che sinora non era mai stata impiegata, quindi possibile interazione tra fattori produttivi, macchina amministrativa, organizzazione rappresentativa degli interessi sociali. La risposta che nel 63 viene dai risultati della Commissione per la Riforma dell'Amministrazione dello Stato, che è presieduta dal senatore Giuseppe Medici, ha una proposta tutt'altro che non riflettuta, ha una proposta di sensibile modernizzazione degli apparati, di
ispirata alla razionalizzazione sui poteri ministeriali, cui dovevano essere riservate funzioni di alta direzione e sviluppo, in parallelo ancora a un vasto decentramento che avrebbe preso il via nel quadro dell'istituzione delle regioni e stato ordinario. Quindi con una rinnovata politica del personale e una più razionale articolazione delle funzioni. C'è un'altra occasione propizia in questi anni 60, non solo la congiuntura economica, non solo la possibilità di realizzare una politica economica a ampio spettro, non solo un progetto di riforma dell'amministrazione ben congegnato, c'era anche la circostanza che gli anni 60 ospitano per la prima volta grandi studi sia sulla burocrazia di impianto sociologico, sia tutta la grande serie di studi che si originano dal centenario, prima dell'unificazione politica nel 61 e poi delle leggi amministrative dell'unificazione nel 65, veramente una stagione in cui i nostri migliori storici, ma anche i nostri migliori giuristi, lavorano per passare al setaccio le istituzioni, i temi protagonisti del processo di formazione dello Stato unitario. Quindi matura, direi, in questo senso il passaggio dagli anni 50 al G20, che è un passaggio sensibilmente accentuato, matura tutta una nuova consapevolezza sull'attualità, ovviamente, sulle consistenze burocratiche, sull'articolazione del personale, sui problemi della dirigenza, sulla dilagante meridionalizzazione degli apparati, ma anche sui grandi contraddittori percorsi di formazione dello Stato unitario, a partire dall'insistita esaltazione del self-government e poi immancabilmente sfociata nelle occasioni poi topiche di intervento, può essere 65, possono essere il forme di spine, può essere più giolettiano, nel più rigido accentramento. Eppure, nonostante queste condizioni favorevoli, la programmazione e la regione rimasero due scommesse inespresse, se non addirittura fallimentari, cui forse con troppa fiducia si era assegnato un potere quasi taumaturgico di palingenesi dell'intero sistema. Si pensa un attimo alla regione, che è in questo momento vista come una sorta di chiave di volta di una riforma complessiva. La regione viene immaginata in questo momento come una forma di riscatto rispetto al monolitismo accentratore dell'unificazione, doveva essere l'elemento di composizione dell'unità politica del paese che muovesse per la prima volta dalla pluralità delle autonomie. Ma la regione è immaginata, e questo ci interessa di più in questa sede, anche come il momento di rigenerazione dell'intera amministrazione periferica, cioè un laboratorio di un esperimento di riorganizzazione del lavoro amministrativo che avrebbe dovuto rifluire verso una riforma dei tradizionali modelli ministeriali propri dell'amministrazione centrale, peraltro in questo momento già investita dai processi di contrattualizzazione sindacale. La regione, si diceva molto autorevolmente, però che sono definiamo benvenuti, non può divenire un grande comune o una grande provincia, non deve diventare un quarto organismo che si limiti esclusivamente a moltiplicare i centri di lavoro amministrativo. Deve svolgere una funzione di programmazione e coordinamento, deve dire punto di snodo, come si diceva. Deve essere una struttura agile e non ministeriale, imperniata su un contingente limitato di personale altamente qualificato e strettamente coordinato e integrato agli enti locali. Anche in questo caso le attese, come sappiamo, restarono deluse. Si spensero abbastanza rapidamente anche nel lungo processo di approvazione parlamentare nell'inverno del 68 della legge elettorale regionale e subito dopo nella non commendevole pratica dei ritardi a favore della competenza statale, che contrassegnò poi in modo massiccio i primi decreti di trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni. Le regioni si avviavano in un clima di pesante conflittualità istituzionale, di persistente diffidenza da parte del governo e dell'amministrazione centrale, ma dall'altra si avviavano anche per la scarsa radicazione forte di identità regionale nel paese, nella selezione di una classe dirigente anche politica, di prevalente estrazione partitocratica e quindi spesso ancora selezionata a livello centrale. C'è un titolo, abbiamo benvenuti, le regioni senza regionalismo, si disse, no? Come si è cantata Marezza proprio negli anni del raccoglio. Di certo,
la regione del progetto veniva messa da parte e anche la palingenesi attraverso il torso regionale, come scriverà Giannini, la stessa amministrazione statale, diveniva un miraggio. E ben poco, alla vigilia del rapporto, era rimasto gli obiettivi di coordinamento economico, tantomeno di quelli di governo dell'economia, precipitati progressivamente nel cono d'ombra di un inesorabile debito. Si può capire allora perché il giudizio d'inizio del rapporto sia un giudizio così senza appello. Il dramma organizzativo, scrive Giannini, degli stati industriali avanzati è troppo noto. Passo, le amministrazioni statali che hanno saputo adeguarsi al rapido mutamento hanno retto, le altre no, e tra esse è la nostra. Direi a questo punto la battaglia di organizzazione è diventata una battaglia campale, una battaglia senza esclusione di colpi. Grazie.